Ciao ragazzi, oggi siamo con Nameless. Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Intanto che guardate il video, ditemi se state bene qui sotto nei commenti. Chi sei? Ma il progetto Nameless nasce da questa voglia di raccontare un po' quello che mi accade secondo un aspetto molto, molto morale, stando molto su quello che le emozioni mi dicono, in poche parole. Quindi non parlo di un momento preciso, di come si è svolto, che cosa insomma mi ha scaturito questa emozione, ma parlo proprio dell'emozione stessa e di come io la vivo. Insomma, Nameless nasce dal fatto di non volermi presentare con un nome d'arte. Infatti significa senza nome. Senza nome era brutto, ovviamente in inglese spacca. Quindi, insomma, far parlare la mia musica che dà un'identità al personaggio, non, insomma... Nameless per il momento, immagino, cioè nel senso vorrai farti... Sì, prima avrò un nome. Esatto. Beh, può far parte sempre di un ottimo background questa cosa, nel senso sono partito che non ero nessuno. Non avevo nemmeno un nome, invece ora... Magari anche Alessio Miglietta, perché no? Che è il tuo vero nome, giusto? Sai anche dove abito, eh? La mia passione è lo stalking. Ok, no. comunque sì, no. Diciamo che il personaggio Nameless e il personaggio Alessio Miglietta si assomigliano molto. Sono uno la conseguenza dell'altro. Nameless nasce da perché Alessio Miglietta ha avuto bisogno di togliersi il nome e indossare quello che più sente nel momento, insomma. Tra l'altro hai un bellissimo nome, Alessio. Cioè, se dico Ale, ne becco due in un colpo solo, praticamente. Oltre ad avere un bellissimo nome, ho dei bellissimi mignoli, questi non li ho mai fatti vedere in un'intervista, è la prima volta, come guardate. Sono il segreto della mia musica, questi mignoli. Pensa che i suoi mignoli hanno i mignoli, cioè una cosa incredibile. Mignoli, mi cantano la buonanotte la sera prima di dormire. Ma hai avuto nella tua carriera da musicista, perché ormai puoi definirla una carriera secondo me, più esperienze positive o più esperienze negative? Cioè, hai già avuto magari tanti diciamo successi? Diciamo che la prima esperienza, una delle più negative è appunto aprire questa scatola mentre sto parlando. Anche perché ci sono le chiavi per uscire lì dentro. Mi hanno proprio dato questo... Multitasking. Devi essere bravo a fare due cose, a rispondere alle mie domande, quindi a chiacchierare con me, però anche ad aprire quella scatola. Come già ti dicevo, in qualità di uomo non posso farlo, insomma. Ma tra l'altro sei giovanissimo, quando hai cominciato a cantare? In sala parto. Davvero? No, allora, alle recite alle elementari mi mettevano sempre solista. Io andavo a scuola dalle suore, quindi insomma potete immaginare un po' il mood delle canzoni, soprattutto il fatto che si vocifera che le voci bianche che cantavano per gli alti, insomma, gli alti ranghi della chiesa venivano gentilmente privati del loro... Diciamo che è andata bene che sei nato nel 2000. Ecco, sì. Allora, ma si apre, si sta... Allora, perché si muove in mezzo, no? Io sento che si muove in qualche modo, no? Quindi se noi provassimo a spaccare per terra la parte davanti... Vuoi un martello? Così, magari si apre, non so in quante parti, però si apre. O l'ho chiusa, l'ho riaperta. Comunque io ti ho un po' spiato. Sono andata a guardare il tuo profilo Instagram e ho visto che la tua bio dice una frase molto particolare, ovvero scrivo la mia vita su pezzi di carta. Allora, una bella domanda, perché mi piace un sacco rispondere a domande su... frasi che sono uscite insomma dalla mia strana testa. È un dato di fatto, perché io di fatto scrivo soltanto sulla carta e in fogli volanti. Quindi io ho preso, insomma, abbiamo qui Marco dietro la videocamera, nessuno lo vede probabilmente, ma io sì. E lui sa molto bene cosa sono i fogli dell'insegnante di chitarra, che sono stati utilizzati da me ovviamente non per studiare ma per scrivere canzoni sul retro che era bianco. Ciao Roberto, ti voglio bene. Sono tre oggetti e mezzo. Tre oggetti e mezzo. Andiamo fuori questo. Perché uno è a metà. Forse è il più importante. Allora, questa è la mia prima chitarra. E mi è stata regalata. Avevo 6, 7,
7 anni. E da chi ti è stata regalata? Mi è stata regalata a Natale dai miei genitori, perché io proprio l'ho chiesta, volevo proprio suonarla. Non andare a lezione, ma suonarla. E loro ti sostengono in quello che fai? Dunque, diciamo che è stata una cosa abbastanza difficile da una parte, molto più facile dall'altra, nel senso che vivendo con uno dei due è sempre stato più facile da una parte, ovviamente la parte della mamma. È sempre stato più facile sia fare io quello che avevo intenzione di fare, sia essere sostenuto nella scelta, anche economicamente, perché devo dire che non si è mai tirata indietro mia madre. Se io, insomma, avevo voglia di coltivare il mio sogno, era giusto che lei mi aiutasse a coltivarlo. Poi adesso è ovvio che viene da me. Non ho più 12-13 anni, insomma ne ho quasi 20, quindi direi che è una cosa che viene da me adesso e quindi che viene seguita anche meno, giustamente dall'altra parte hanno un'altra cosa a cui pensare. Mio papà ovviamente è un uomo, insomma, è stato un uomo con la testa molto vecchio stile, adesso è molto cambiato, molto, si è modernizzato, devo dire, quindi magari anche la mia crescita l'ha stimolato a modernizzarsi un po', ecco, però insomma è stato abbastanza... Beh, il fatto che tu non abbia grosse influenze genitoriali in realtà è un pro, cioè voglio dire, sì, assolutamente sì, assolutamente. Ma da una parte tante volte c'è stato, ma non per cattiveria, ma più forse per una preoccupazione, magari nel dirmi non è un lavoro sicuro, è una strada difficile, ce ne sono tanti, questa è una cosa che insomma bisogna riconoscere che è vera, effettivamente, no? Beh, però tu hai preso anche un percorso scolastico parallelo, diciamo, a questa passione, perché anche io, nella mia carriera da stalker... Vediamo se mi viene. Grande! Comunque. Applauso. Niente, questo è uno shaker, tra l'altro il mio primo shaker che ho comprato, che ho portato a questo concorso, che non trovavo il premio, volevo portare quello, ma insomma, ho già portato un altro, nel quale sono te lo sei bevuto il premio, ammetto. Mi sono bevuto il premio, mi sono bevuto il cocktail, mi sono bevuto tutto. Vabbè, dai, è una cosa che ho voluto portare perché è il lavoro che mi ha accompagnato anche quello da quando sono più piccolino, ma che tuttora pratico, tra l'altro, che ho necessità di praticare. Quindi insomma è una cosa che mi ha portato proprio in un'ottica diversa, mi ha fatto crescere molto presto perché ho iniziato a lavorare proprio in prima superiore, quindi è stato proprio una cosa istintiva mettermi, no, in un'ottica nell'ottica di dire devo impegnarmi, devo farmi le ore, insomma la gavetta e quant'altro, proprio perché questo è anche un obiettivo, un altro obiettivo bello, insomma se non si realizzasse questo mio grande sogno, questa è un'alternativa molto valida. Quindi barman e musicista insieme, contemporaneamente. Sì. Tu praticamente entri... suona la chitarra con una mano, sì, con l'altra esatto. Fai. Non l'ho mai fatto. Esatto. Potrei... No. Tu entri come barista nei locali, ti insinui e poi gli fai le serate. Sì, esatto. Io infatti questo faccio, vado a lavorare nei posti e dico, ma sai che io canto anche, no? E poi mi faccio chiamare. Casualmente marketing. In macchina ho anche la chitarra dietro, marketing! Se vuoi. Marketing! Lo voglio a casa. E il terzo oggetto che hai portato invece, che cos'è? Questo è un fantastico premio. Allora, è il più, uno forse dei più importanti che ho vinto, ma è il più brutto che ho. E per questo ho deciso di portarlo. Ti prego. Alzalo tipo la Coppa UEFA. Sei fiero di questo premio, come se l'avessi appena ricevuto. Coi mignoli. Allora, questo l'ho vinto con quel ragazzo di cui parlavo prima. Era un concorso bellissimo a Torino e ci permise proprio di suonare in questo hotel extra lusso, bellissimo. Era un teatro gigantesco, strapieno di persone. È stata una cosa mozzafiato, davvero bellissimo. E quindi insomma l'ho portato perché comunque mi ha dato il via per il percorso musicale con l'altro ragazzo, perché poi da lì sono partiti altri progetti, di conseguenza questo bruttissimo premio di plastica. Però non ti ho raccontato la figuraccia. Infamali, infama tutti, infamali. Non ho raccontato la mia brutta figura che ho fatto insomma con una ragazza scendendo dal palco. Una ragazza, quindi sei un Latin lover? No. No, assolutamente non ho mai voluto passare questo messaggio, anche se magari ogni tanto può sembrare che il mio modo di fare possa indurre questo pensiero, però no, non è il mio obiettivo.
Comunque no, scendendo dal palco, questa ragazza era tutto il tempo che era contenta, insomma, di sentirmi cantare, giustamente è una cosa bella anche per gli altri qualche volta. E scendendo dal palco ho proprio un video, che non ti ho fatto vedere ma ti farò vedere, dove io scendo dal palco, lei cerca proprio di tirarmi, di dirmi, almeno salutami in qualche modo, invece io, figura dello snob totale, non mi toccare, non l'ho fatto apposta, non me ne sono accorto, c'era un sacco di gente che urlava, era la discoteca, una discoteca. Ammettilo, avevi i baffi. Non so, non posso dire il nome, molto, posso dirlo, non posso dirlo, non posso dirlo, però comunque c'era molto casino, insomma, mi è dispiaciuto un sacco, perché me ne sono accorto la sera dopo. Bene, quindi da snob, adesso io ti chiedo due nomi di due artisti che consigli a me di invitare qui appunto per farci una chiacchierata, due artisti che reputi bravi, che reputi artisti appunto. Allora, io ho conosciuto questo ragazzo che è una bomba, è un nano malefico, io l'ho sempre chiamato così, ed è Skira, è un ragazzo che fa rap e insomma in questi anni ho notato che impegnandosi è cresciuto molto nelle canzoni in sé, proprio nella lirica, nel capire che cosa bisogna scrivere per piacere. Prima di piacere a se stessi, purtroppo nella musica bisogna pensare, se si vuole fare strada, che il pezzo deve piacere anche a chi ti ascolta, soprattutto a chi ti ascolta, anche se c'è qualcosa che non ti convince ma qualcuno ti ascolta e dice wow, tu devi pensare che effettivamente quella cosa è wow, e quindi lui ha capito questo ed è una cosa da apprezzare. Quindi nomino Riccardo Skira e poi nomino Neikos Federico, che è invece un ragazzo più grande che lo fa da tanti anni, è molto più hip hop, molto più crudo, che si è insomma ha fatto un pezzo da poco che si intitola Inri, è bellissimo, ha un video fantastico, un cortometraggio bellissimo. E quindi insomma sono molto felice di nominare questi due ragazzi. Va bene, allora io vi invito ad ascoltare intanto il suo singolo qui con me. Sì, che è fuori su tutti i digital store, mi raccomando, e fate qualche storia. Poi vi invito a seguire la nostra pagina, a mettere mi piace a questo video, ma soprattutto commentate, noi vogliamo la ragazza che è stata snobbata, vogliamo i commenti suoi, i suoi pareri a caldo, vogliamo queste cose qui. Torna qui, devo torna dirti, che ti vuole abbracciare, torna. Scusami, scusa. Ciao a tutti. Ciao.